insegna la resistenza e rappresentano ancora oggi un impegno per i cittadini e le istituzioni, impegno finalizzato ad assicurare la solidità delle comunità e a reagire a quel senso di allarme, lo si diceva poc'anzi, e di indignazione che si prova quando viviamo, come sta succedendo in quest'epoca, ovviamente mi riferisco ai conflitti bellici in atto, il tornare indietro della storia. È urgente aprire percorsi di pace, è urgente riscattare il sangue versato di tanti uomini e donne, civili e militari, che all'odio, alle stragi, alla barbarie hanno risposto: viva la libertà!